Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay. La scorsa volta abbiamo affrontato di nuovo Mars. Me lo sono ricordato finalmente come si chiama. E niente, oggi andiamo nel Medioevo a fare quel livello che si è sbloccato. No, no. Dove sei? Eccolo qua. Ed è questo. E come faccio a raggiungerlo? Intanto ho preso la chiave dorata. Sì, la chiave. La carota dorata. Mi indichi l'autostrega per Albuquerque? Albuquerque? Zuppa di carote! Ehi, che succede, amica strega? Ah, ora ricordo. Qui bisogna fare tutto per... Ah, pure un... Raccogli 10 di questi oggetti per ottenere un simbolo orologio. Qui bisogna fare per me. Oltre a questo punto, corri! Batti il tempo per sfuggire a Hazel. Prendi le cose rosse per avere più tempo. Orologi rossi, puoi dire. Vabbè. Devi trovare una sveglia nelle scatole Acme. Occhio, amico. Ok. Aia. Bisogna essere veloci. Uff. Oddio. Ok. Eh sì, mo secondo te non lo piglio. Qui dovremmo sbloccare una nuova magia. Però intanto... No, eh no. Questo mi serve. Perché mi ricorda tanto Rayman? Questo non mi ricorda Rayman sicuro. No, 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 no. Voi non potete capire con che... Mamma mia! Proprio per il rotto della... Si dice rotto della cuffia, vabbè. No, è che... Vabbè, si è resettato l'orologio così. È molto meglio. Sarebbe bello un remake di questo gioco. Poi ho sentito certi pareri di alcuni youtuber italiani che dicono che questo... Vabbè, sì, è un gioco sviluppato per bambini. E su questo non ci piove, ma come tanti altri platform 3D, tipo i Crash Bandicoot. Ma, ehi, vogliamo classificare solamente Bugs Bunny perché, ehi, perché no? Quando in realtà dovrebbero ampliare un po' il loro pensiero. Bugs Bunny di sicuro non è mediocre. Ma neanche per sbaglio. Ma proprio neanche. Proprio se qualcuno lo giudica in questo modo, non ne capisce di videogiochi. È della cruda verità. Aspettiamo che arriva il pezzo di legno. E mi sembra un po' ingiusto svalutarlo così il gioco. Perché offre tanta. Ma tanta giocabilità. Certo, è reso un po' semplice, ma anche i giochi di Crash sono
risultati semplici. Con l'avanzare dei giochi successivi, certo, il primo no. Sì, quando volete. Qui dovrebbe arrivare un tronco di legno. No. Questa volta me la sono presa con più calma. E siamo a 7, perfetto. Quanti orologi? Ok. Concentrati, Bugs. Ok. Ok. No. Vabbè. Tanto siamo a 9. E dai. No. Porca la miseria. Oh, alleluia. E voilà. Gagne. Cosa? Che ha detto? Bella giornata, vero? Ti posso insegnare un trucco magico se vuoi. Fantastico. Allora, fai attenzione, coniglio. Ti insegnerò una canzone magica che attiverà parecchi dispositivi. Ok, ora possiamo fare il livello del castello perché sì, c'è solamente quello della canzone. E poi che più? Fantastico, perfetto! Hai completato questo livello. Lascia che salvi la tua posizione. Se vedete dei glitch grafici in questo momento è perché me lo sto giocando sulla PlayStation 3. Me lo volevo giocare sull'emulatore DuckStation per il semplice fatto che per il semplice fatto che il computer non ce la fa a fare più cose con programmi pesanti, perché DuckStation quando lo mette in elaborazione il gioco Play 1 si piglia tutta la CPU e quindi con la registrazione mi salta. Ho sentito un rumore di ok, dicevo, ho un computer vecchio. Riesco a giocare i giochi della Play 1, ma a registrarli nello stesso momento mi salta i frame e quindi risulta ingiocabile. Perciò uso un capture dei cinesi che mi permette di registrare tutto senza problemi. Dai, dai, che voglio prendermi la roba. Ah, finalmente cominciavo a ragionare. Non so voi, ma questo tipo di backtracking ti dà un senso di progresso nel gioco. Perché dici, wow, ecco dove sono arrivato, ecco cosa posso fare. E però tu, avvoltoio, dai, veloce. E fuori uno. E abbiamo sbloccato il cancello. Ah, molto meglio. E via.
Fantastico. Poi graficamente il gioco è... Il gioco è fatto veramente bene. Cioè, io non so come dicono che non è nulla di più. Ma io dico... Ma come fate a valutare i giochi, Con che criterio? Cioè, vi date una svegliata oppure no? Che qui non si sta parlando di giochetti brutti, sviluppati male. Qui si parla, non dico del giocone della vita, ma non si parla neanche di un gioco mediocre. Bugs Bunny tra i voti sta benissimo con un 8. Ci sono alcuni elementi che un po' stonano, e poi ne parlerò meglio in una recensione retro di questo gioco di Bugs Bunny. Il voto che ho detto è un esempio, perché non è il voto finale. Basterà? Boh, proviamo. Ah, voglio se basta. No! Ok, non è intenzionato a rubarmi le carote dorate, meglio così. Ok, se n'è andato. Io ne metto un bel po' perché così ho più tempo per... No! Non so come ho fatto, ma è grazie al salto automatico di Bugs che se poco a poco mi metto di là. E questo come faccio a sbloccarlo? Dovrebbe esserci una buca... vero, vero. Quanto manca? Qualcosina. Ah, c'è un'altra magia che dovrò sbloccare più avanti. Dovrò sbloccare più avanti. Mannaggia a me. Come ho fatto a non pensarci? Basta, c'era questo da raccogliere qua. Possiamo anche uscire dal livello. E sapete dove andiamo? A completare... Sì, lo so, che ho lasciato. Questo lo faremo in un altro episodio, questo livello. Dobbiamo infatti andare di qua. La grande fuga. Ok, ok. Questo mi serve. Ah, vedete che bello? Ora lo riutilizziamo per distruggere quella cassa. Oli oli hula hop. Ti prego, ti prego, ti prego. Oh, no. Oh, fatto. Fatto, fatto. E mo possiamo usarlo. Via che questo esplode. E qui che lato abbiamo... Oh, che bello. Quando sblocchi alcune aree. Un po' come in Rayman 2. Anche lì quando tieni qualcosa riesci a sbloccare delle parti nascoste del gioco. Ed è una cosa fantastica. Oh. No, no, no. Io... Fatto. Se mi dite fare versi assurdi è perché... è la carota rossa... sì, rossa. La carota dorata che non riuscivo a... prendere dall'altro lato. E qua sta palla.
Finalmente. Forza. Oi. E si vola. Penso mi faccia volare l'altro piano. Vabbè. E allora lo facciamo bene. Vai, 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 vai. Ok. Ah, e che banana che sono. Ero tutto emozionato ad andare a sinistra, ma non sono andato di qua. Eh sì, dovrebbe essere l'ultima. Così possiamo uscire dal livello e chiudere così questo gameplay. Perfetto. Possiamo uscire dal livello. Fantastico, perfetto. Hai completato questo livello. Lascia che salvi la tua posizione. Grazie, Merlo. Ciao. Sì, ci vediamo, Merlo. E niente, ragazzi, abbiamo completato la grande fuga. Abbiamo raccolto un bel po' di carote dorate, quelle nascoste belle. Quante ne abbiamo? 177, buono. Questo lo facciamo in un prossimo episodio. Nel prossimo faremo il pianeta X, cioè l'altro livello del pianeta X, e la corrida, finalmente. E niente, da Pixel Nova e buon Bugs Bunny è tutto. Ci vediamo in un prossimo episodio.